parte oggi la Notte Europea dei Ricercatori, un evento straordinario fatto da tante attività divulgative e che segue in qualche modo anche quanto abbiamo discusso ieri a Scampia col premio Nobel Giorgio Parisi, che è qui oggi, cioè quello di rendere la scienza più disponibile, più appetibile, più attrattiva per tutti. Queste sono le attività che noi possiamo e dobbiamo fare, e la presenza di queste centinaia di ragazzi in quest'aula per ascoltare Parisi, per ascoltare tutte le varie attività che faremo durante questa giornata, è, come dire, un segnale davvero bello e incoraggiante. I obiettivi sono legati a mostrare il mestiere degli scienziati e delle scienziate, in particolare quelli della Federico II saranno presenti qui a Monte Sant'Angelo per quanto riguarda praticamente tutti i dipartimenti dell'Ateneo, saranno presenti all'Orto Botanico a Via Foria e poi saranno presenti alla Reggia di Portici e alla sezione del Dipartimento di Agraria ad Avellino. Inaugura il nostro progetto il premio Nobel Giorgio Parisi con un seminario sulla complessità e il volo degli uccelli. Dottoressa Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulle problematiche legate al bradisismo della zona dei Campi Flegrei. Scrittore Maurizio De Giovanni, che commenterà una scena del crimine facendo capire qual è il punto di vista di uno scrittore di gialli e avrà come contraltare un ufficiale della polizia scientifica che andrà a raccontare come la polizia scientifica invece legge gli elementi su una scena del crimine. Io ho sempre fatto il ricercatore per tutta la mia vita. Io penso che lo scienziato sia una persona che cerca di capire il mondo nel modo più onesto possibile e di comunicare agli altri quello che ha capito, in maniera che anche gli altri possano usufruire delle sue scoperte. È un'annata bellissima per tanti motivi, una sala piena di un migliaio di studenti che mi hanno ascoltato con un silenzio quasi religioso, ho l'affetto di tutti, il gran numero di persone che mi chiedono autografi e poi la statuetta del presepe e una maglietta dedicata.